stare vediamo là. Brutto, brutto, brutto. Abbiamo rischiato la vita questa notte. È un morianese, che se la ghiaccia mai che noi ci vediamo pure. Sono Giuseppe Passalacqua e faccio il pescatore. Sono Giuseppe Spragare e faccio il pescatore. Sono Passalacqua Antonino e faccio pure il pescatore. Io sono Fattore Giuseppe, nato nel 03-10-72. Faccio parte di questo piccolo paese di pescatori e come tutti faccio il pescatore. Sono Rosso Vincenzo, ho fatto il pescatore dell'età di 7 anni fino adesso e sono andato sempre a pescare. Io ho fatto tutti i mestieri che si usano in questa nostra marineria di Serenonte. Sono andato a Cianciolo, al circuito con le lampare, sono andato con la tratta dove le sardine si mettono dentro le buche della rete, le togliamo tutte a una e poi le mettiamo nelle cassette e la mattina le portiamo in vendita al mercato. Grazie. 12 euro, 12, 10, Vito. Normalmente il pesce arriva nei nostri mercati provenienti dalla zona, diciamo, del canale di Sicilia, antistante le nostre belle coste di Marinella, di Selinunte. Non subiamo le soverchierie di un prodotto congelato che evidentemente farebbe perdere al prodotto stesso alcune capacità organolettiche, tra cui per esempio molte delle proteine essenziali si perderebbero durante le attività di congelamento dopo il rigor mortis del pesce, e così come altre sostanze importanti nel nostro organismo come anche gli stessi omega 3 o altri polifenoli, insomma sostanze comunque che hanno un potere, diciamo, di protezione e di nutrimento nello stesso tempo. Evidentemente è consigliabile consumare un prodotto fresco ed un prodotto, dico, tipico delle nostre zone, dove i pesci che arrivano nei nostri mercati sono il cosiddetto famoso pesce azzurro, che è importantissimo, ripeto, dal punto di vista, diciamo, salutare, dal punto di vista della nostra salute, dal punto di vista del nostro cuore e delle nostre arterie. We'll be right back.
Allora, noi abbiamo due lampade, un marinaio ogni lampada. Quando lo scandaglio marca le pesci, sorgiamo le lampe. Quando già sorgiamo le lampe, calcoliamo che possiamo prendere 30, 40, 50, 100 cacci di sardine. Si ungono tutte le lampe, uno si spegne e il pesce di quella lampa si riunisce sopra all'altra lampa. Allora si fa che noi ci diamo la stazza alla barca, alla seconda barca, facciamo all'ambista, lo mettiamo dallo mezzo, la circuzione, all'ambista resta dallo mezzo e dopo saltiamo e quelli che c'è andiamo. Preso, stare sulla lampa, guardare i pesci e dire alla barca quando passa sotto che tipo di pesci ci sono. Poi quando è arrivato una certa tipo di pesci, dipende che pesci sono, si devono praticamente, se la barca deve calare di urgenza, deve calare, senza aspettare, se sono pesci reali, come ariccioli, come se sono calamari e cose possiamo aspettare. Aspettiamo che si cucchiano le lampe, per raccogliere i pesci e poi dovete dire, poi vi decaliamo. Mettiamo l'altra barca, stazza, io accento, c'è una madre, taglio e loro mi comprodono e prendiamo tutti i calamari, saporelle, sgombri, tutti i tipi di pesci che ci sono. La sardina è un prodotto importantissimo dalle nostre zone, ma anche perché è endemica dalle nostre parti e quindi notevolmente conosciuta. Però il mondo scientifico, il mondo accademico mai ha accreditato questo alimento come uno dei migliori dal punto di vista dell'attività antiossidante che ha sulle arterie e sulle coronarie in particolar modo. La sardina dalle nostre parti trova anche una collocazione dal punto di vista gastronomico con vari modi di preparazione. Ma l'aspetto proprio scientifico che riguarda noi cardiologi e in particolar modo i nutrizionisti è il fatto che la ricchezza delle proprietà, diciamo, organolettiche di questo alimento, ripeto, strettamente collegato a queste strutture importanti che sono gli acidi grassi essenziali, gli omega 3. Meta di migliaia di turisti ogni anno, e non solo d'estate, Selinunte è al centro del Mediterraneo. Si viene per bagnarsi tra le cristalline acque dell'Acropoli, rievocando le cruenti battaglie combattute contro i cartaginesi, proprio in quelle acque così ricche di storia. Bellissimo ed incantevole è lo spettacolo che si presenta agli occhi di chi, armato di maschere e pinne, si immerge nelle acque trasparenti di Selinunte. Questo mare incontaminato è un vero paradiso naturalistico. Si possono osservare nel loro ambiente naturale numerosi esemplari di lepri di mare, castagnole, peperoncini e murene nascoste nelle piccole cavità degli scogli. Andando giù con le bombole si scopre in tutta la sua meraviglia un mare ricchissimo di colori e di vita: aragoste, magnose, grosse ricciole e ancora barracuda e cernie. Sino all'incontro con specie bentoniche che vivono in prossimità dei tre relitti sepolti sotto l'azzurro mare di Selinunte.